I leader del centrodestra non hanno bisogno dei nostri consigli, però se possiamo da qui dare un suggerimento pubblico, disinteressato, è quando ci sono delle situazioni delicate, bisogna aggrapparsi ai principi. La signora Thatcher diceva o staremo in piedi sui principi o non staremo in piedi affatto, perché se tu non ti ancori a un criterio preciso, poi sei vittima degli eventi, sei soggetto passivo, non soggetto attivo delle situazioni. Tutto questo per arrivare al caso Toti. Io mi auguro vivamente che non venga scaricato dal centrodestra. Oggi ho visto alcune dichiarazioni che mi sono sembrate deboli qua e là. Ma non lo dico solo per Giovanni Toti, per la persona Toti, per il governatore Toti, a cui si possono fare mille contestazioni politiche, passate e future, e comunque vada questa vicenda, dovrà dare perlomeno delle spiegazioni sulla scelta delle persone delle quali si è circondato, potrà essere oggetto di mille contestazioni politiche. Ma qui non si tratta di difendere tanto e solo Toti, si tratta di difendere un principio. Se tu accetti l'idea che una procura possa silurarti e abbatterti un presidente di regione così, con un'inchiesta che su Toti è fragile e vecchia nel tempo, con contestazioni di 4 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, che improvvisamente non si sa perché hanno un'accelerazione proprio adesso, tu dai un segnale a tutte le procure d'Italia che l'operazione può essere ripetuta su un altro presidente di regione, su un sindaco, su un ministro, su un parlamentare autorevole, su chiunque. È un errore, è un errore. Deve valere per ogni cittadino e a maggior ragione per figure politiche particolarmente esposte un criterio di garantismo. Ci sono gravi indizi su di te? Si vada a processo e ad armi pari, accusa e difesa, si misurino, vedremo se l'accusa sarà in grado di dimostrare la colpevolezza della persona indagata e poi imputata. Ma se invece tu dai l'idea che al primo assalto la difesa è vanificata e il tuo rappresentante viene preso e buttato dalla finestra, questo rischia di essere un grave segno di debolezza. Fu un errore che fu commesso da alcuni nel 92-93. Pensavano di scaricare i primi che cadevano sotto i colpi di Tangentopoli, dicendo: no, tanto quello un guaio suo, eccetera. Un guaio suo, e poi è diventata un'operazione per la quale, com'è come non è, le procure scelsero chi doveva essere distrutto, democristiani, socialisti, liberali e repubblicani socialdemocratici, chi doveva essere avvisato ma salvicchiato, le correnti più di sinistra della Democrazia Cristiana, e chi doveva essere totalmente salvato, cioè il PC, PDS, IS. Se non si è capita la storia di allora, si rischia di ripetere l'errore adesso. Beneficiari chi? Il Partito Democratico e ovviamente il Movimento 5 Stelle.